Ciao a tutti appassionati di storiografia militare e bentornati nel quartier generale di Venezia 90. Oggi parliamo di una delle maggiori unità carliste del Regio Esercito Italiano, ovvero sia la 132esima Divisione Corazzata Ariete. Oltre al comando e ai reparti servizi, la composizione della Divisione Corazzata Ariete comprendeva i seguenti elementi principali. 32esimo Reggimento Carlisti, formato dal 1º, 2º, 3º Battaglione Carri Armati. 8° Reggimento Bersaglieri, sul 3° Battaglione Motociclisti, il 5° e il 12° Battaglione Motorizzato, 132esima Compagnia Controcarri, con pezzi da 47 e 32, sempre gli elefantini. 132esimo Reggimento Artiglieria, 1° e 2° Gruppo, su obici da 75 e 27. 132esima Compagnia Mista Genio, composta da artieri e tele-radiotelegrafisti. Il 32esimo Reggimento Carristi, che ebbe il 1° ed il 2° battaglione tra i primi ad essere equipaggiati con i nuovi carri medi M11-39, nell'estate 1939, completò la sua riorganizzazione nel luglio 1940. L'Italia di Mussolini era già scesa nel conflitto, quando anche il suo 3° battaglione venne riequipaggiato con i nuovi carri M13-40. In quella stessa estate, tuttavia, il 1° e 2° battaglione furono distaccati dalla divisione per essere inviati in Libia, seguiti poi dal 3° battaglione nel settembre 1940, mentre in patria un nuovo 32esimo reggimento venne organizzato, sempre con 3 battaglioni, ma equipaggiati con i vecchi carri armati leggeri L3-35, di fatto definiti carri celeri, con equipaggio di 2 uomini e un armamento limitato a 2 sole mitragliatrici Breda 8 mm. I battaglioni di carri medi, inquadrati nella brigata del generale Babini, che oltre ad essere uno dei nostri migliori comandanti di carri armati, la sua brigata ne costituiva la forza corazzata delle unità al comando del maresciallo Rodolfo Graziani. Sarebbero stati distrutti nel corso dell'offensiva britannica del dicembre 1940-febbraio 1941, nota come Operazione Compass, incontrando la loro fine a Bè de Fomme tra il 5 ed il 7 febbraio 41, quando gran parte di questi 112 carri medi dovettero essere abbandonati per mancanza di benzina. Nel frattempo l'Ariete, con il 32esimo reggimento con i carri L, era giunta a Tripoli quale avanguardia dei rinforzi inviati in Africa settentrionale, a causa delle gravissime sconfitte subite nel corso dell'offensiva dei generali inglesi Wavell e Richard O'Connor, che appunto avevano avuto inizio nel dicembre del 1940. Si trattava di una forza anglo-indiana di 30-35 mila uomini, assolutamente mobile e dotata di mezzi motorizzati, carri armati e artiglieria. L'Ariete iniziò a sbarcare a Tripoli il 24 gennaio 1941. Il suo 32esimo reggimento era dotato di 93 carri L3-35, oltre a 24 carri L3-35 lanciafiamme. Il 7 marzo 1941 la divisione venne schierata nella zona di Agedabia, vicino alla linea del fronte. Alcuni giorni dopo, a partire dall'11 marzo, cominciò a giungere a Tripoli il 7° battaglione Carri M, con 46 M13-40. Ma prima che esso potesse essere incorporato nel 32esimo reggimento, l'Ariete aveva già avuto il suo battesimo del fuoco. Il 3 aprile 1941, 2 giorni dopo che aveva avuto inizio la prima controffensiva italo-tedesca in Cirenaica, guidata dal generale Erwin Rommel, l'unità si era lanciata nell'avanzata che avrebbe avuto termine una settimana dopo al confine libico-egiziano, anche se le forze dell'asse non erano riuscite a conquistare né il porto di Tobruk e altre località. Due raggruppamenti tattici, di fatto erano l'equivalente di gruppi da combattimento, avanzarono in testa alla divisione. La colonna Fabris, composta principalmente dal 3° battaglione dell'8° Bersaglieri, insieme al 1° gruppo del 132esimo Artiglieria, e la colonna Montemurro, composta dal 12esimo battaglione dell'8° Bersaglieri. Entro l'8 aprile l'Ariete aveva raggiunto El Mequili, dove aveva avuto il suo battesimo del fuoco vero e proprio quando si era scontrata con la 3ª Brigata Motorizzata Indiana, che nel combattimento con i bersaglieri italiani e con i carri tedeschi del 5° Panzer Regiment dell'Afrika Korps perse in tutto 1200 uomini. Questo primo scontro dimostrò il valore di reparti dell'Ariete, anche se in tal caso combatterono in condizioni di favore.
ma le esperienze che seguirono, quando l'unità venne lanciata contro la nona divisione australiana che difendeva il perimetro fortificato della città di Tobruk, si dimostrarono di gran lunga meno incoraggianti. Le prime puntate offensive del 14-18 aprile 1941, condotte nella zona di Ras El Medouar, meglio nota come quota 209, si conclusero con un fallimento, così come gli attacchi italo-tedeschi condotti tra il 30 aprile ed il 4 maggio seguenti. L'Ariete prese parte a queste azioni priva della colonna Montemurro, che era ancora schierata al confine libico-egiziano nella località di Sollum, anche se la sua composizione era stata rafforzata dal 2° reggimento artiglieria celere, cioè motorizzato, oltre che dal 32° battaglione guastatori. Mentre le perdite subite nel corso della battaglia di Ras El Medouar furono di soli 275 tra morti, feriti e dispersi, quelle subite complessivamente nel corso delle operazioni aumentarono e ben presto la divisione Ariete si trasformò ormai in un'unità esaurita e provata. Sia il terzo sia il quinto battaglioni dell'ottavo bersaglieri erano ormai ridotti ciascuno alla forza di una singola compagnia con soli 40 mezzi ancora operativi ed in efficienza. E lo stesso settimo battaglione carri M, che nel frattempo era stato aggregato al reggimento, era formato da soli 5 M operativi. La divisione avviò nel periodo di pausa che seguì alla stasi nelle operazioni una massiccia riorganizzazione che avrebbe posto le basi per la creazione della prima e anche unica, se vogliamo, vera e propria forza corazzata e meccanizzata del Regio Esercito Italiano nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I reparti corazzati dell'Ariete furono riorganizzati dopo l'arrivo in Libia, a partire dalla fine del giugno 1941, dell'ottavo battaglione carri M. Mentre il 32° reggimento corazzato mantenne i tre battaglioni carri L originari, primo e terzo battaglione, nel settembre 1940 venne formato un nuovo 132° reggimento carristi, da prima con due, poi tre, da ottobre, battaglioni carri M, settimo, ottavo iniziali, oltre al nono battaglione carri M. Verso la metà di luglio la divisione contava su un totale di 113 carri leggeri L3-35 e su 91 carri medi M13-40, mentre in ottobre 1940, ci troviamo ormai molto vicini dell'inizio dell'operazione Compass, la forza era rispettivamente di 97 carri leggeri L3-35 e di 141 carri medi modello M13-40. Parlando di come erano equipaggiati i nostri carristi dell'Ariete, vi parlo di un carrista del 7° battaglione carri M nel 1941. Il 7° battaglione era dotato di carri armati M13-40 e venne inviato in Nord Africa in tutta fretta nel marzo 1941 per fronteggiare la situazione. Gli equipaggi indossavano ancora le uniformi grigio-verdi portate in patria, in particolare le bustine che rimasero comunque in uso anche nel deserto e le camicie, oltre agli scarponcini in pelle nera. Sulla bustina c'era il fregio dell'arma di appartenenza, in questo caso quello della fanteria con un piccolo carro armato nella parte inferiore. Il fregio era ricamato con filo giallo, come d'uso nell'uniforme d'ordinanza. Quella normalmente utilizzata in servizio ed in zona di operazioni degli equipaggi dei carri armati italiani era una normale tuta blu indaco, simile a delle tute da meccanici, anche se il colore variava a seconda del lotto di fabbricazione, mentre in genere il taglio era sempre lo stesso. Il cinturino di stoffa, inserito nella tuta, veniva molto spesso annodato piuttosto che chiuso con la fibbia. Sul colletto della tuta del carrista era solito portare le stellette, talvolta all'interno in modo che sporgessero quando il colletto veniva portato aperto, che nel deserto avveniva nella maggior parte dei casi. In genere gli equipaggi di mezzi corazzati utilizzavano la bandoliera portata sul petto a due o tre scomparti. Come armamento individuale penso portassero la pistola d'ordinanza Beretta modello 34 in calibro 9 mm corto. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete e se volete approfondire o nel video manca qualcosa aggiungete nei commenti. Quindi la Serenissima è tutto, rompete le righe.